Adesso facciamo un esercizio di probabilità. Allora, faccio una scommessa. Sono disposto a scommettere 10 euro. No. La scommessa è questa. Finora in tutti gli anni l'avrei sempre vinta questa scommessa, solo un anno è capitato e avrei perso. Scommetto, stavolta mi voglio sbilanciare di più, che tra di voi ci sono due persone che sono nate nello stesso giorno, nello stesso mese, sì, nello stesso giorno, stesso mese, vabbè, l'anno dovrebbe essere uguale, poi vediamo, perché dovreste essere tutti del 2000, no? Vabbè, qualcuno del 2000 che ha fatto la primina ci sta. Ok, quindi voi siete ancora millennials. Ok, allora scommetto che ci sono due persone che sono nate stesso giorno e mese, almeno due, e l'anno, a meno che non abbia fatto la primina, una delle due, ma che frequentano anche lo stesso corso. È più difficile, no? Perché potrebbe capitare che uno era di TLC, un altro magari era di CV. Quindi la quota. Allora, perché l'ho voluta formulare così la scommessa? Perché siete più di un centinaio, uno dice vabbè, su 100 è chiaro. Però dividendo in due corsi magari siete 60 e 60. E uno dice beh, 60. Quanti sono i giorni dell'anno? 365. Allora, poi magari... Oh, io la cosa la intendo sia i corsi, questi corsi qua sono, diciamo, gli studenti di questo corso sono sia civili che TLC, quindi la scommessa la faccio sia su civile sia su TLC, separatamente. Uno potrebbe dire magari invece di essere 60 sono 80 e 40, quindi magari da una parte è facile, un po' più facile, da una parte è più difficile. Io dico che la vinco lo stesso. Vediamo un po', facciamo la verifica. Quanti sono nati a gennaio? Alzare la mano, dire il numero. 12? 22. Quindi a gennaio mi è andata a buca. 11, 12, 17, 22, vedete. Febbraio 23, primo 12 10 25. Sa pure febbraio è andata a buca. Marzo 2. Primo. Qualcun altro di marzo? 27. Quindi anche marzo è andato. Aprile. Tocca cacciare 10 euro. Eh? Se le tocca cacciare 10 euro. Siamo ancora a aprile. Aprile 19? 5. 5? 15? 16. 16. 24. Aprile è andata a buca. Maggio 20, 21, 29, 9 maggio. Basta? Giugno. Allora cominciamo là. 16,
Poi? 16, 9? 21. 21? 30? 5? 18? 20, c'era un 20? 21. 21. Volevo imbrogliare, poi? Finito? Giugno? Ok. Luglio? 12? 8? 14? Allora, che corso? Intanto sono andato in vari, perché se perdo su civile, su TLC ho vinto, quindi. Allora, visto che su TLC ho vinto, adesso a luglio e altri mesi continuiamo solo su civile. Là non lo so quanti siete, dovreste essere forse un po' di meno, quindi là può darsi che perda, però vediamo un po'. Luglio, civile, non ci sono altri, sì. 11. Agosto, solo civile. 22, 8, basta. Settembre, vedi, ci sono andato comunque vicino. 30, 10. Ottobre, ottobre non è andato nessuno, ah sì. 11, 7, 27. Novembre, primo, 12, 22, basta. Dicembre, sei solo tu, no poi? 2, ok, quindi sui civili, se abbiamo fatto bene i conti, perché oggi c'è pure il fatto che oggi non sono venuti tutti. Certo che c'è, e poi io poi vado a controllare sul gombe, poi vediamo, li metto in ordine di data. Chi ha detto male è bocciato. Chi ha detto male gli dice male, cioè. No, scherzo, però allora questo qui si chiama il paradosso dei compleanni. Cosa stabilisce? Stabilisce che in una sala la probabilità che ci siano due persone nate nello stesso giorno dell'anno è maggiore del 50% quando nella sala ci sono almeno 23 persone. Non serve arrivare a 183 persone, cioè a occupare più della metà del giorno dell'anno, ma serve arrivare soltanto a 23. Più o meno, perché 23 è parenti alla radice di 365, è un po' di più della radice quadrata di 365, è circa 19, no? E in realtà bisogna arrivare circa alla radice 10, un po' di più perché il numero è a 23, già la probabilità che ci siano due persone nate nello stesso giorno dell'anno è maggiore di un mezzo. Per quale motivo? Allora, immaginate i giorni dell'anno come una stringa, un pallottoliere, con, cioè una stringa con 365 posizioni. Allora, 365 caselle. Allora, fino a che io prendo la prima persona, le chiedo la data di nascita e segno X su quella casella. È chiaro che quando andrò a segnare la seconda X sulla stessa casella vorrà dire che ci sono due persone nate nello stesso giorno. Allora, fino a che la persona è una, la probabilità che ci siano due persone nate nello stesso giorno non c'è, è zero, perché c'è solo una persona. Quando segno la seconda persona, la probabilità che le due caselle coincidano quant'è?
una su 365, no? Quindi la probabilità che le caselle non coincidano è 364 su 365. Probabilità due persone nate in giorni diversi. La prima, che uno sia nato in giorno diverso, è uno per definizione, no? Perché la prima c'ho 365 della serie libera, la seconda ce n'ho 364 che vanno bene e una che va male. Se adesso aggiungo una persona, se da 2 passo a 3, che devo fare? Devo segnare un'altra X, però stavolta quante sono le X che vanno bene? 363. Per quale motivo? Che basta che io becchi una delle due precedenti e a quel punto avrò due persone che sono nate nello stesso giorno dell'anno. Allora, dopo un certo numero di persone, quant'è la probabilità? È 1 meno, allora 1 per, ci metto anche il primo 1 anche se non serve a moltiplicare, ma giusto per prendere il conto, 1 meno 1 su 365 per 1 meno 2 su 365. Se le persone sono n, alla fine devo fare 1 meno n meno 1 su 365. Questa è la probabilità che n persone siano nate in giorni dell'anno tutti diversi. Ok? Allora, quant'è che questo numero diventa minore di un mezzo? Minore di un mezzo se e solo se fate il conto anche con la calcolatrice, n maggiore uguale a 3. Esiste anche un modo di farlo a mano questo conto, ma ci dobbiamo perdere una decina di minuti e non è il caso. Si può approssimare a mano questo conto, ma non vale la pena di farlo. Comunque il concetto è chiaro: la prima volta mi va male in un caso su 365, la seconda in 2 su 365, la terza in 3 su 365, quindi non è il fattore che vado a moltiplicare, non è sempre questo, ma diminuisce, e diminuendo questo numero raggiunge un mezzo più in fretta. Si fanno i conti e si vede che raggiunge un mezzo quando n arriva a 23. Ok? E la probabilità che io trovi due persone nate nello stesso giorno dell'anno è una meno questa. Quindi io su cosa mi sono basato? Sul fatto che ci fossero un numero di persone consistentemente più grande di 23 sia su PLC che su civile. Ok? Poi ricordatevi però che è sempre una probabilità, quindi anche se questo numero scende, mettiamo che sarà un quarto, un ottavo, perché magari è chiaro che questo scende abbastanza in fretta, ma se diciamo il numero non è di molto maggiore di 23, sarà minore di un mezzo, ma non di tantissimo, sarà 0,4, 0,3, chiaro? Quindi la probabilità di perdere la scommessa comunque ci sta, infatti ogni tanto succede. Magari è successo su civile perché gli iscritti al civile saranno presenti oggi, saranno 30, 40. Ok? Ok. Quindi io d'altro canto sono stato prudente, ho detto che non l'avevo vinta sempre, quindi. Oh. Comunque questo discorso è importante perché in qualche modo è antintuitivo. Uno potrebbe pensare che diciamo
potrebbe pensare che per arrivare a un mezzo bisogna avere almeno 100 persone, 180 persone, qualcosa del genere. Non è così. Non solo, io dico che in realtà se andiamo a fare una, se andassimo a fare una statistica, diciamo, delle persone, prendiamo dei gruppi di 22 persone a caso, lo facciamo, diciamo, estraiamo 22 persone a caso tra le persone italiane, andiamo a fare questa cosa. Io dico che se prendiamo un gruppo di 22 persone, nonostante il calcolo teorico dica che la probabilità è leggermente più grande di un mezzo che siano nate tutte in giorni diversi, io dico che anche in quel caso scommetterei di trovare due persone nate nello stesso giorno. Vincerei poco più del 50% delle volte, ma vincerei. Per quale motivo? Cioè, dico, la probabilità vera che due persone siano nate, cioè che un gruppo di n persone siano nate tutti in giorni diversi, non si calcola così, ma è un po' più bassa. Perché? Vediamo se riuscite a immaginare dei motivi per cui può succedere che la probabilità vera che due persone siano nate in giorni diversi è un po' più bassa di quello che dice la teoria. Quando io ho fatto questo conto, cosa ho presupposto? Cosa ho ipotizzato? 165 giorni. Va bene. Anzi, da questo punto di vista, magari l'anno era bisestile, voi siete del 99, vabbè, non era bisestile. Ma se l'anno era bisestile, poteva, il giorno poteva essere 366, quindi poteva peggiorare un po'. Poteva essere un po' più alta la probabilità, perché i giorni erano di più. Però ci sono degli altri fattori che fanno abbassare questa probabilità. Cosa ho ipotizzato? Che no, ho ipotizzato un'altra cosa, che gli eventi, cioè la data di nascita di due qualunque di voi, fossero indipendenti. Per quale motivo? Perché io ho moltiplicato le probabilità. Questo si può fare solo se gli eventi sono indipendenti. Perché? Cerchiamo di capire questo concetto. Perché se gli eventi non sono indipendenti le probabilità non si moltiplicano? Allora, facciamo il caso che ci siano due gemelli qua. La scommessa l'ho già vinta, perché a meno che non siano nati uno alle 23.59 e l'altro alle 24.00, ma sono nati tutti e due allo stesso giorno. È chiaro? Quindi, come vedete, per esempio, la presenza di gemelli subito dice che se uno è nato in un giorno, l'altro è nato allo stesso giorno. E questo è un fatto. Non è solo così. Questo è un motivo marginale. Ci sono altri almeno due motivi più sostanziali che aumentano l'accumularsi di nascite in certi periodi dell'anno. Vogliamo vedere? Allora, quanti, ve lo ricordate il giorno dell'anno in cui siete nati? Cioè, nel senso, se era lunedì, martedì, il giorno della settimana, scusate. Allora, quanti sono nati di lunedì? Non me lo ricordate. Allora, ve lo andate a controllare e poi la prossima esercitazione ve lo richiedo. Però vi faccio vedere che probabilmente, ipotizzo, che magari quelli nati di domenica sono di meno. Perché magari se l'ospedale era piccolo, oppure se cercavano di, se prendevano il parto di domenica, cercavano di accelerarlo in qualche modo, di ritardare. L'ospedale era grande, non gli importa l'ora, perché più o meno hanno i turni anche di domenica. Ma magari, oppure un altro motivo
mettiamo che si riesca a spostare di qualche giorno la data di nascita con qualche farmaco. A quel punto un ospedale potrebbe decidere che fa nascere tutti i bambini di martedì o di giovedì. A quel punto è molto più facile che ci siano due coincidenze. È evidente. E allora qual è il vero motivo? Allora, allora, se andiamo a vedere, la distribuzione delle nascite durante i mesi dell'anno non è regolare. Voi avete più nascite, per esempio, in genere nel periodo estivo, perché ci sono più concepimenti alla fine dell'estate. Adesso magari è meno evidente perché tutto viene pianificato e programmato, ma comunque ancora, se andate a vedere nella statistica, ancora è così, perché a fine estate c'è più vitamina D e quindi tra le varie conseguenze c'è pure che la gente fa più freddo. È così. Andiamo a vedere i mesi estivi, quindi giugno, luglio, agosto. Alzate la mano quelli che sono nati giugno, luglio, agosto. Alzate la mano quelli che sono nati nei mesi invernali, dicembre, gennaio e febbraio. Non di molto, ma sono di più. Allora, se c'è questa tendenza, che vuol dire che nei mesi estivi c'è più accumulo, e questo automaticamente rende questi eventi non indipendenti e abbassa un po' la probabilità che i giorni siano più. Si può fare il conto, si dimostra che questa probabilità si abbassa un po'. Visto che siamo su questo tema, vediamo un po' se abbiamo ancora un po' di minuti. Sì. Allora, vediamo un po' se sapete fare un po', se sapete ragionare. Sapete che cos'è una tavola di mortalità? Com'è fatta? Allora, qua ci sono 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Allora, qua diciamo che sono 100.000. Allora, poi che ne so, a 5 anni sono 99.216. Questo che vuol dire che un'ipotetica popolazione di 100.000 persone, poi in genere questa si fa separata tra maschi e femmine, non stiamo dicendo quanti maschi nascono, quante femmine nascono, stiamo dicendo prendiamo 100.000 maschi nati oggi. Allora, tra 5 anni mediamente, poi si fa per paese, quindi per esempio in Italia, se ci sono 100.000 persone nate in un certo anno, dopo 5 anni le persone sono, mettiamo, che vuol dire che nei primi 5 anni di vita ci sta una mortalità dello 0,8%. Poi, dopo altri 5 anni, supponiamo che siano 98.720. E così. Allora, cosa capitò? Allora, io avevo delle tavole che mi ero comprato con i miei risparmi nell'85, ero laureando, però mi piacevano i temi di statistica. Avevo il compendio del manuale statistico italiano dell'Istat, cosa che adesso puoi scaricare da internet in 2 secondi. E allora spesi 15.000 lire dell'epoca per comprarmelo, per vedermi le statistiche, cosa che non comprai, comprai il compendio che era piccolo, perché quello grande costava 50.000 lire. Allora, avevo queste tavole,
queste tavole c'erano un 6 che io avevo ripassato a matita 8 qua, qualcosa del genere. C'era qua, c'era 6 e sopra c'era scritto a matita, c'era una correzione messa sopra. Allora le tavole mi vennero chieste in prestito da una persona che è l'amica di mia sorella che doveva fare l'esame di demografia e mi torna mia sorella e mi dice: ha detto Tizia, come ti sei permesso di correggere le tavole dell'Istat? Perché mi ero permesso di correggere le tavole dell'Istat, secondo voi? E come facevo a sapere che fossero errate? Allora, qual è la logica di queste tavole? Ne ho 100.000, all'età X ne sopravvivono tot. Adesso può essere questo 98.006, 96.005, 98.100. E che resuscitano? Dopo 3 giorni. Le migliaia si trovano, cioè le centinaia si trovavano, era solo sulle migliaia. Poi tra l'altro si vedeva benissimo che l'8 per come era stampato e il 6 per come era stampato si potevano confondere, quindi ho giudicato che l'8, quel 6 in realtà era un 8 che avevano sbagliato il tipografo. Allora non è che era tutto con computer, quindi il tipografo aveva sbagliato a impaginare e aveva messo 6 al posto di 8. Quello lo potevo correggere perché era evidentemente fuori logica. Il resto andava in progressione abbastanza lineare. Quello non andava bene. Quello là l'ho corretto. Infatti appena diedi la risposta a mia sorella non, che ovviamente non aveva controllato pure lei, non è per niente eccepito. Visto? Era evidente, no? Ok. Mi capitò, sempre pochi anni più tardi, 2 anni più tardi, ero laureato, stavo facendo una borsa di studio a Roma, era 87, la sede centrale dell'Istat a Roma sta non lontano da dove andavo io, insomma vicino al centro, e una volta andai a vedere delle statistiche che mi interessavano. Sfogliando incontrai una statistica che riportava la produzione nazionale di lana suicida. C'era scritto così: lana suicida, suicida proprio, c'era scritto così, e riportava le tonnellate anno per anno. Scusate, ho sbagliato ho sbagliato pure a immaginare, c'era scritto così. In realtà quello corretto era che significa suicida, non sgrassata, cioè come la, così come l'hanno tosata dalla pecora. Ovviamente capitasse oggi ci verrebbero la notizia che riporto per farvi ridere un po', però sono allora. Concetto qual è? Shit happens. Cioè, gli errori capitano. Ogni tanto la cacca finisce nel ventilatore. E le conseguenze sono. Allora, qual è l'unico modo per evitare che questo succeda? Controllare. Non mi interessa se l'ha scritto l'IS,
una persona più o meno autorevole c'è in matematica, si controlla. Il potere della matematica è questo, che chiunque, per esempio, io qua ho scritto male, c'è no, professore, là sta scritto male, è inutile che ci voglio girare attorno, ho scritto male. Allora, fai i conti, rifai i conti, rifai i conti tre volte, vedi che controlla, hanno perso, ho sbagliato. Posso sbagliare io, potete sbagliare voi. Vi deve essere instillato nel cervello, diciamo, metodicamente, l'istinto di controllare, controllare, controllare. È chiaro? Questo va bene, è un conto teorico, ma se vai a vedere i risultati e vedi la distribuzione dei nati in Italia, cioè, e non ti trovi, io adesso ho fatto delle altre ipotesi, ho detto nascono di più d'estate, perché lo so, ho detto nascono magari di più in certi giorni della settimana, perché più o meno lo so, almeno c'era un ospedale che tendeva a evitare determinati giorni della settimana e così via, però sono tutte cose che vanno controllate, perché a volte questi effetti possono determinare degli scostamenti. Per esempio, facciamo un ultimo esempio, facciamo un ultimo esempio, perché anche questo ha delle notevoli implicazioni dal punto di vista logico, e mi raccomando non fate battute, perché l'esempio è assolutamente serio, ci sono libri su questo argomento. Allora, normalmente, lasciamo stare attualmente, perché ci sono zone del pianeta dove l'inquinamento ha raggiunto dei punti tali, dei livelli tali, che per cui questo manca è vero più. Normalmente, secondo natura, nascono più maschi o più femmine? Su 100 persone, mediamente nascono 52 maschi e 48 femmine. Allora, fermi. Addirittura questa cosa si è cominciata a notare fine 700, inizio 800. Perché? Perché prima non c'avevano i registri. E una cosa è più o meno averlo osservato, una cosa è avere i documenti per poterlo dimostrare. Quando hanno cominciato ad avere delle anagrafi fatte bene, hanno cominciato a rilevare che nascono più maschi che femmine. Addirittura vi sapevano, c'era chi aveva studiato questo problema già 100 anni fa, vi sapeva dire paese per paese, perché allora non c'era tanta mobilità delle persone come adesso, e le persone rimanevano più o meno tutta la vita dove nascevano, vi sapevano dire in Irlanda piuttosto che in Italia, piuttosto che in Germania, c'erano anche delle piccole differenze tra paese e paese, ma erano piccole, 52.100 su 100.000 oppure 51.900 di maschi. Ah, Dopodiché, spiegavano questa cosa per poterla spiegare. Perché la natura fa nascere? Prima di tutto, la parola perché in italiano è fortemente ambigua. Perché può indicare sia una causa sia un fine. Quindi faccio questa cosa perché voi impariate, spiego questo argomento perché voi impariate, questo è finale. Oppure mi fa male il piede perché ieri mi è caduto un peso sul piede, mi è caduto un ferro da stiro, mi fa male, questo è causale, l'altro è diciamo finale. Allora, quando dico perché,
cioè abbiamo due possibilità. Uno, vedere per quale motivo nascono più maschi che femmine. Allora, volete un esempio di quanto sia fallace la logica? Nei secoli scorsi c'erano sovrani che ripudiavano, se non le facevano decapitare, ripudiavano le mogli perché non gli davano le vede al trono maschio. Poi adesso, diciamo, con la genetica si è scoperto chi determina il sesso del nascituro. Perché? Perché ci sono due cromosomi, il cromosoma sessuale è OX o Y, la femmina ha XX, quando vanno a determinare una nuova nascita, la femmina, il cromosoma sessuale, dà per forza la X, il maschio può fornire la X, in questo caso nasce una femmina, la Y in questo caso nasce. Allora dice, la probabilità dovrebbe essere il 50%. E lo determina solo il maschio. Io dico che non è così. Infatti la probabilità non è del 50%. E non la determina solo il maschio. Che la probabilità non sia del 50%, l'abbiamo appena detto, è il 52%. Ma perché non la determina solo il maschio? Per lo stesso identico motivo. Allora, se voi andate a vedere con un microscopio, quando andate a vedere questo cromosoma Y, già si vede che c'è una gamma in meno. Quindi qual è la conseguenza? Che è più leggero. Questo cromosoma Y è fatto così, cioè questa gamba qua è molto corta, è un appendice corta corta. Quindi quanto pesa il cromosoma Y? La metà o poco più della metà di quello X. Quanti sono i cromosomi? 23. Allora, se lo spermatozoo porta 23 cromosomi di cui uno pesa la metà, quanto pesa in meno? Qualche punto percentuale in meno, no? Un cromosoma è poco meno del 5%, vabbè, sarà un po' di più perché poi c'è stato l'involucro e tutto, però diciamo che può pesare l'1% in meno. Perché è rilevante? Chi è che vince? Chi arriva prima? Stai a vedere che magari questo aspetto è rilevante. Non dico che sia l'unico, ce la posso stare altri, però stai a vedere questo aspetto è rilevante. Tuttavia, perché dico che a questo punto è evidente che non dipende solo dal maschio il sesso del nascituro? Allora, uno potrebbe dire, se nascono sempre femmine è perché corrono alla gara solo le femmine. Questa è la logica. Solo cromosomi, quello c'ha molti cromosomi X, dà sempre il cromosoma X e quindi è in colpa del padre che ha pochi, fornisce pochi cromosomi Y e quindi, oppure è colpa del caso. Uno potrebbe obiettare, ma quando facciamo la prova, quando facciamo le gare in Formula 1, ci sono circuiti che favoriscono le monoposto più pesanti? Sì, così come ci sono circuiti che favoriscono le monoposto più leggere. Ci sono circuiti dove una differenza di un po' di chili in meno fa e altri che no. Questo, per carità, l'argomento è serio, queste analogie vanno fino a un certo punto, non è che
se no poi quando è dopo andiamo a finire su YouTube per ottimo si attaccano. Però quello che voglio dire è che la logica dietro tutto questo è fallace, perché aver presupposto, tu cosa sai? Sai che, per esempio, se il sovrano ha avuto 5 figlie e sono state tutte 5 femmine, sai che ci sono state 5 gare di corsa e hanno vinto sempre le monoposto più pesanti. Hanno vinto. A questo punto puoi ragionare, ma quando tu dici hanno vinto perché partecipavano solo loro, è un salto logico. Quindi attenzione, che molto spesso questi salti logici noi li facciamo tutti i giorni, perché se no non cambi più. E torniamo al discorso dell'errore. Tu fai il salto logico, accorci, ogni tanto sbagli. Quando sbagli è una grande cosa, perché ti devi accorgere, ho sbagliato perché ho fatto il calcolo, ho sbagliato perché ho fatto un errore di logica, ho sbagliato perché... Perché ho sbagliato? Te lo devi chiedere. Ok? Facciamo un altro esempio, l'ultimo, e poi ce ne andiamo. Abbiamo 5 minuti ancora. Attualmente sul pianeta ci sono, diciamo, vabbè, mettiamo paese per paese, ci sono più maschi o più femmine? Allora, se voi prendete tutti i paesi occidentali, Italia compresa, eccetera, ci sono più femmine. Perché? Nascono di più, ma muoiono di più, nascono. Le femmine nascono di meno, ma muoiono di meno. Mediamente le donne campano 5, 6 anni, 7 anni più degli uomini, a seconda del paese, in certi paesi anche 10 anni. E quindi nei paesi occidentali ci sono più femmine, soprattutto nella fascia di età più avanzata. Ma non è per tutti così. Se andate in Pakistan ci sono più maschi. Se non sbaglio anche in Cile ci sono più maschi. Sono motivi però diversi, perché magari in Cina era la politica del figlio unico, per cui a una famiglia era permesso di avere un solo figlio, e spesso le famiglie praticavano l'aborto selettivo, cioè... Però non pensate che questo sia un vantaggio per i maschi, nel senso che dice vabbè, perché per esempio c'era negli anni 80, già era il fenomeno molto pronunciato. Quando arrivavano a doversi sposare, la differenza di... No, se tu c'hai... Allora, qua mettiamo, si sono 50 maschi e 70 femmine. O il contrario, diciamo, 70 maschi e 50 femmine. Mettiamo che si debbano fidanzare tutti tra di loro, quando se ne sono accoppiati 40, gli altri 30 devono competere per 10 persone dall'altra parte. Quindi il rapporto può diventare molto molto squilibrato. C'erano dei casi in cui c'era una, in Cina già negli anni 80 mi ricordo un'inchiesta, e c'era una donna in gamma che era una brava programmatrice eccetera, e c'era uno stuolo di pretendenti che era 20 persone, perché lei già era in gamma, poi c'era questo effetto. In Pakistan magari la cosa è peggiore, perché diciamo ci sono anche paesi, mo non ce l'ho col Pakistan, però
ci sono paesi in cui diciamo si fa, cioè ancora peggio, ok. Allora facciamo un attimo un riepilogo che abbiamo visto oggi abbiamo visto come controllare le somme, come controllare le moltiplicazioni, abbiamo visto che c'è un modo di ricostruire i numeri conoscendone i resti rispetto alla divisione per alcuni numeri che siano coprimi, cioè che non abbiano fattori in comune. Per esempio, se voglio ricostruire il numero tra 0 e 989 oppure tra 1 e 990, basta avere i resti modulo 9, modulo 10 e modulo 1. Poi abbiamo visto, abbiamo appena accennato alle percentuali, e poi abbiamo anche visto questo qui che si chiama paradosso dei compleanni, e ne abbiamo approfittato per fare alcune considerazioni anche su questioni di logica inerente. Però